Russotto agisce bene sulla sinistra, prova a sfondare, la mette in mezzo, allontana il difensore del Matera. Coletti, pallone per il Tabin vincente. Russotto, pallone sbagliato, può recuperare il Matera. Tafara, Russotto controlla, l'arbitro decide però che la posizione di Russotto era irregolare, si è alzata la bandierina. Cerca i compagni, Russotto, serie di finte, pallone dato sulla sinistra a Barraco. Deiello rischia, Barraco, pallone per Russotto che accelera. Russotto, serie di finte, poi non riesce a superare l'avversario. Russotto, accelera ancora il per Russotto, serie di finte sulla sinistra, va sul fondo, prova a trovare il calcio d'angolo, non lo trova e si può ripartire con calma con un pallone lanciato, poi viene fermato irregolarmente, c'è il primo cartellino giallo della partita, attenzione che è tenuto a sinistra, perde adesso un pallone facile, termina in fallo laterale, si riparte ancora, indicane sulla destra, Russotto la mette in mezzo, parte il destro di Silva Reis, con i pugni respinge Baiò, rigore, va giù, attenzione, ed è calcio di rigore per il Catanzaro, calcio di rigore per il Catanzaro al rigore, attenzione, adesso c'è l'assistente dell'arbitro che va, e il Catanzaro in vantaggio, 1-0, ha segnato Russotto, straordinario, 11° minuto di gioco, intuito la direzione, ma il pallone era angolatissimo, imprendibile, dunque...